Volley sono i due centrali della nazionale italiana campione del mondo, pilastri che nel campionato lottano per identiche ambizioni, vestendo però maglie diverse. Roberto Russo e Gianluca Galassi li ha intervistati, Maurizio Colantoni. Compagni di nazionale, campioni del mondo, sono i due centrali della bella Italia e avversari nella vita. Roberto Russo nelle zone alte della classifica con la sua Perugia e Gianluca Galassi in rincorsa con la sua Monza. Lo sport è questo, una volta vince lui, una volta vinco io, spero di vincere più io che lui. Però sì, loro avevano un po' qualche acciacchetto. Influenza? Sì, un po' di influenzati, un po' di... Sto bene? Io sto bene, io mi sono salvato, però diciamo che inizia un periodo difficile, siamo un po' messi così, però... Adesso piano piano cercheremo di recuperare tutti, poi sapevamo che venire qua e vincere qua non è facile e quindi siamo felici anche di quello che siamo riusciti a fare. Si può già parlare di una Perugia da scudetto? No, Perugia da scudetto no, lo lascio dire agli altri. Ogni anno ci danno sempre questo titolo qua, ogni anno è sempre finita male, però ecco, gli anni passati sono andati. Stiamo bene, giochiamo bene, c'è qualcosa da migliorare, però ecco, siamo lì per la lotta, speriamo per lottare per lo scudetto. Gianluca, un consiglio a Roberto Russo? Un consiglio a Roberto Russo? Di prendersi una collanina col peperoncino, ecco. Perché c'è una sfiga, roba incredibile. Roberto, a Gianluca? No, più che un consiglio, una cosa che vorrei copiare è il salto che c'ha, clamoroso, tanta roba. Consiglio di tagliarsi questi pochi capelli.